Bentornati su Dynamod, vi propongo oggi un video un po' diverso dal solito perché, visto che stiamo per arrivare alle festività di Natale, questo è un video per proporvi 1. Buon auguri di Natale, 2. Buon Capodanno e 3. Buona Befana. Questo perché ho intenzione di tornare a far video a partire dal 12 di gennaio, quindi lasciare passare le festività e poi riprendere con i video. E questo appunto è un modo per dirvi anche gli auguri. E questi valgono sia per chi festeggia il Natale, ma anche per chi festeggia diverse altre festività che cadono più o meno tutte in questo periodo. Quindi è comunque un auguri di buone feste, a prescindere dalla religione che festeggiate o da cosa o non cosa festeggiate. E secondo, per dirvi quali sono i progetti che intendo svolgere per questo periodo, fino a che non ci sentiamo, che poi appunto ritroverete successivamente. La mia intenzione è quella di leggere i libri che ho ricevuto, o meglio acquistato, per queste festività e che avrò appunto modo di leggere, perché si tratta di libri che eventualmente vi consiglierò appunto di leggere in ogni caso. Uno lo avete già saputo perché ve l'ho proposto in altri video precedenti ed è appunto The Devastation of Baal, che secondo me è un libro molto interessante, ma ve ne parlerò in un video molto specifico e molto dettagliato, per appunto senza troppi spoiler, ma per appunto spiegarvi cosa secondo me è questo libro e se vale la pena di essere acquistato e letto. Voglio appunto entrare in library e proporveli e anche altri libri se siete interessati alla cosa. Altra cosa che vi proporrò, e questo per concludere quello che si può dire la saga principale di Shadow Ball, perché appunto ve lo spiegherò anche in un video riassuntivo, c'è molto di più di quello che vi posso proporre, ma al momento non ho la possibilità di metterci le mani sopra, e sarà appunto il libro raccolto, in questo caso Shadow Ball, che appunto potete vedere qui sopra e che vi proporrò e che all'interno contiene addirittura 3 libri che sono Deathstorm, Tempestus e Devourer e che quindi appunto potrete vedere in dettaglio durante la recensione stessa. E inoltre riprenderò e proporrò video specifici per quanto riguarda la saga di The End Times, che a me è piaciuto veramente veramente molto e per cui ora che sono riuscito ad entrare in possesso degli omnibus, che sono anche più completi perché hanno più libri di quelli che sono i libri originali, i 5 libri originali, ecco che appunto posso proporvi qualcosa e vi proporrò anche diverse analisi per i libri stessi che ci sono a disposizione, con comparazioni anche con quelli che sono gli altri libri, cioè quelli cartonati, completi, rilasciati dalla Game Workshop, quindi la differenza tra la Black Library e la Game Workshop stessa. Quindi direi che ci sarà molto da leggere da parte mia durante queste feste, probabilmente non riuscirò a leggere tutto, ma comunque è un progetto che si svilupperà fino alla fine dell'anno prossimo, quindi ve lo proporrò in più scaglioni. Eventualmente vi proporrò anche altre cose perché ho intenzione di leggere alcune novelle, alcune cose in più e quindi proporvi e avere un maggior dettaglio e, se riesco, anche ad avere accesso ad alcuni libri di novelle per quanto riguarda Age of Sigmar, quindi avere una sorta di maggior compendio, avere un po' di End Times, quindi avere un po' di background vecchio, avere quello che è il background nuovo di Age of Sigmar e avere ovviamente il background di Warhammer 40.000, con eventualmente anche del background relativo all'ambientazione di Horus Heresy, ma quello vedremo, non è assicurato per il momento. Però direi che questo è un modo per riepilogare con i progetti. Ovviamente ce ne sono altri relativi alle miniature che non ho intenzione di spoilerarvi in questo momento, ma che sono sicuro, o meglio spero, troverete interessanti. Quindi vi proporrò appunto queste cose per avere una maggior gamma, perché intendo proporre delle modifiche nuove oltre a quelle che sono in finitura. Oltretutto vi ricordo che, pur avendovi promesso per novembre quello che è il terminale della serie per quanto riguarda il Saurus Carnosaur Troglodon, il video arriverà a gennaio, a meno di non avere altri impedimenti. Era in programma per appunto novembre, però dopo con l'uscita finalmente dell'arrivo delle carte di Open World e successivamente delle varie uscite che sono avvenute per il 40.000, come il Capitulum Approbabil 2017, il Codex Blood Angel, insomma le cose sono un po' dilatate. Tra l'altro vi devo anche portare un video specifico per quanto riguarda i pensieri finali per il Codex dei Blood Angels. Sinceramente pensavo di realizzarlo molto prima, cioè doveva uscire questa settimana, qui ho deciso di rimandarlo a gennaio per aver modo di leggerlo maggiormente e perché anche da tenere in considerazione che, pur essendo un ottimo libro, devo finire di analizzarlo perché ho trovato molte cose interessanti, sto rivalutando altre cose, quindi voglio avere una maggiore analisi del tutto e sinceramente non mi è bastata una settimana, per una settimana e mezza praticamente, per riuscire ad analizzare tutto.
ora che l'ho letto tutto quanto, man mano che cercavo di buttare giù le idee per buttare giù il video, mi rendevo conto che dovevo sempre aggiungere di più e quindi devo un attimo mettere a posto le idee. E non sarei riuscito a prepararlo in tempo per appunto proporvelo. Per cui piuttosto che proporvi un qualcosa di non finito, o comunque devo proporvelo meglio. Quindi eventualmente dovrò decidere se dividono in due video addirittura, perché c'è molte cose da dire. In ogni caso c'è da tenere conto che arriverà. Spero siate interessati alla cosa e comunque nel caso appunto me lo scrivete nei commenti. Direi che se siete interessati a qualcosa in particolare per quanto riguarda i libri della Back Library o altro, potete suggerirmelo nei commenti e farmi sapere se siete interessati a qualcosa in particolare, anche perché la mia idea è di portare in futuro anche alcune vecchie glorie, quindi fare anche la comparazione di alcuni codex o alcuni libri degli eserciti e vedere come si sono evoluti nel tempo per vedere alla fin fine qual è appunto l'evoluzione del gioco negli anni. Credo che possa essere una cosa molto interessante da proporre. E quindi ve l'anticipo, sinceramente è un'idea che ho da qualche tempo, avendo i manuali, potrei anche proporvelo, come alcune vecchie glorie da riproporre, insomma c'è veramente molte opzioni da fare, oltre che dei grandi progetti di modifiche di miniature che sono in arrivo e che semplicemente è per non intasare troppo, tenete conto che soltanto per il Codex dei Bloodhanger, per non fare un video da 3 ore quasi, ho dovuto dividerlo in più video, caricati ovviamente richiedono parecchio tempo anche per la visualizzazione, quindi preferisco dividerlo in più sessioni. Per il Codex Bloodhanger, come per altri particolari episodi, farò più video concentrati perché preferisco dividere le cose in più parti in modo da poter dare una maggior visione a chi è interessato soltanto a una determinata specifica parte invece di andarsi a cercare nel video ogni volta solo la parte che gli interessa o roba del genere. In questo modo, se è interessato a vedersi più parti, le vedrà tutte. Se è interessato adesso in una parte in particolare, appunto vedrà quella parte specifica. Quindi penso che sia la cosa migliore da fare in questo caso. E inoltre direi che c'è molte opzioni da poter analizzare. E se siete interessati, ho intenzione di portarvi anche alcuni progetti, non modifiche, ma progetti di modifiche basate su altre miniature oppure su altre case. Ma anche voglio portarvi alcune miniature che possiedo di case non della Games Workshop relative. Perché la mia idea è appunto cercare di far ampliare questo canale. Ovviamente devono essere miniature che possiedo o che sono in grado di prendere a poco, perché appunto i fondi del canale sono pochi. Però appunto direi che questo può essere un modo per implementare il tutto e dare quindi maggiore visione e maggior spazio a quello che è appunto il mondo delle miniature in generale, del wargaming in generale. Forse riuscirò ad avere una collaborazione anche con un club, vediamo. È una cosa che per adesso è soltanto sulla carta e che si è parlato a voce, però appunto può essere che venga a essere fatto. Quindi potrebbe essere che si veda anche altri video relativi. Ci sarà un minimo di pubblicità, però appunto è una promozione a quel club o a quella cosa particolare. Ovviamente chi non è in grado di parteciparvi non è che si deve preoccupare, è semplicemente un accenno e la possibilità di farmi vedere e farmi partecipare ad alcune iniziative e quindi una collaborazione io faccio conoscere loro e in cambio loro mi danno l'accesso a poter vedere materiali che altrimenti non sarei in grado di averne accesso direttamente. Quindi per adesso è un qualcosa che è semplicemente per creare qualcosa, ma non è ancora certo al 100%, è un qualcosa in progetto che vedremo se si svilupperà nell'anno del 2018. Quindi da Dynamod per questo video è tutto, vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo a questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamod è tutto, alla prossima!